One Podcast. Sono uscito da Roma ma non ho letto l'oroscopo. Ma io l'oroscopo glielo faccio qui in diretta. Buongiorniello, c'è l'oroscopo in due minuti di giovedì 11 di luglio 2024. Oggi la Venere deve iniziare a stare attenta, perché va bene l'idealismo, va bene buttare il cuore oltre l'ostacolo, soprattutto per i segni d'acqua, ma occhio che quel cuore rischia di tornarvi indietro modello frisbee, dato che la Venere stessa sta pure opposta a Plutone. Oggi è San Benedetto di Norcia, attenzione che prima di tutto è il patrono dell'Europa tutta intera. E poi è stato il monaco fondatore del monachesimo in Occidente, con la sua regola Ora et Labora, facile facile ma per niente scontata. Prevedeva l'autosussistenza dei monaci e ovviamente la meditazione. Partiamo dall'oroscopo dell'Ariete, che per l'ultimo giorno resta freddo e nuvoloso come il cielo del nord Italia. Il Toro è un perfetto equilibrio di dolcezza e pensieri sconci. I Gemelli hanno la lacrima facile come il distributore di bevande energetiche in palestra, free refill proprio. Il Cancro bacia tutti volentieri. Il Leone vuole esprimere le sue emozioni praticamente con delle lettere scritte a mano e un diario segreto, quelli con l'occhetto proprio. La Vergine pensa che se l'amore stordisce come il Martini cocktail, lei è l'oliva viziosa che ci sta dentro. La Bilancia chiama Houston, sia mai che abbia la soluzione ai suoi problemi sentimentali. Ormai pensa di averle provate tutte. Lo Scorpione sgretola a parole chiunque tenti di disturbare il suo idillio sentimentale, anche se questo idillio fosse soltanto frutto della sua fantasia. Saranno fatti suoi. Il Sagittario oggi ha le palle girate, ma con grande ottimismo. Il Capricorno ha il cuore sbucciato come le ginocchia dei bambini. L'Acquario ha così tanto bisogno di pace e fortuna che col palo santo ci accende anche il fuoco del fornelletto da campeggio. E infine i Pescioni, che hanno la luna storta perché sta in Vergine, ma anche un sacco di voglia di scacciarla, stando tra le braccia di chi amano stretti, stretti, stretti. Oggi, secondo la numerologia pitagorica, è un giorno 8, perfetto per prendere decisioni serie, di quelle che tirano le somme di tanti pensieri. 8 è un numero femminile, sì, ma è un numero particolarmente decisionista. E anche per oggi dalla vostra astrologa Gini è tutto. Io vi auguro una buonissima giornata e ci sentiamo sempre qui. Ciao a tutti!